gratuito, c'è stato il colpo di testa di Osimhen e palla in rete, quindi in questo momento al Maradona con Osimhen che sta incitando la palla a sostenerla ancora di più, è iniziata la festa, ma mancano ancora 22 minuti alla conclusione del match, Napoli 1, Salernitana 0, è tutto un fiorire di bandiere azzurre con il Napoli che si sta pian piano avvicinando al suo terzo scudetto della sua storia, anche perché lo stadio, fuori dallo stadio veramente c'è tutto un fiorire di tifosi che stanno esultando, stanno gioendo per questo nuovo vantaggio della formazione partenopea. Davvero le strade erano già piene sin dalle prime ore del mattino, con tanti bimbi che insieme ai loro genitori stavano passeggiando per le principali strade cittadine. Anche adesso lo stiamo vedendo, davvero fuori dallo stadio è davvero un fiorire di azzurro assolutamente intenso ed emozionante, un'intera città si sta riappropriando dello scudetto che mancava da 32 anni. In questo momento però c'è un attacco, quella del Napoli con Barascheglia, il tiro, la palla che finisce fuori di un soffio, il Napoli ha sfiorato il gol con Elmas. Attenzione, attenzione, il pareggio della Salernitana con Pirola, un gol pazzesco dal limite dell'area di rigore. Tutto questo quando mancano 6 minuti al termine della partita, con il cielo che è sceso totalmente sul Maradona, il gol di Dia, un gol dal limite dell'area di rigore pazzesco, nato da un'azione da calcio di punizione. Dunque risultato al momento Napoli 1, Salernitana 1, potete immaginare le facce che sono apparse dei giocatori e del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. In questo momento c'è un silenzio irreale al Maradona, 1-1 tra Napoli e Salernitana. Se questo risultato dovesse essere confermato oltre il 90esimo, il Napoli vedrebbe rinviata la festa a scudetto, ma evidentemente ci sono ancora 5 minuti più recupero al termine di questa sfida. Napoli-Salernitana rimane sull'1-1, possiamo assicurarvi che davvero qui sul Maradona Pasquale è sceso il cielo, ma proprio il cielo nel vero senso del termine, con adesso tutta la lo stadio praticamente in silenzio, che sta cercando ovviamente tramite il suo tifo di fare in modo che la squadra azzurra possa davvero ritornare di nuovo in vantaggio. Per il momento dunque, se questo risultato permanesse sino alla fine, il Napoli vedrebbe rinviato la festa scudetto, ma ci sono ancora 5 minuti. Ci siamo, siamo praticamente nei ultimi 4 minuti di recupero di questa incredibile partita che poteva vedere davvero scoppiare la festa del Napoli per la conquista del suo terzo scudetto, ma a 3 minuti dalla fine il risultato lo sapete, ve l'abbiamo anche già raccontato in precedenza, 1-1 tra Napoli e Salernitana. Dobbiamo dirvi che nel periodo in cui non eravamo collegati, almeno negli ultimi 5 minuti, sono successe un paio di cose. Innanzitutto che il Napoli ha sperato il gol del vantaggio proprio pochi minuti fa, con un tiro di Barascheglia che è andato a finire veramente fuori di poco. Poi c'è stata l'espulsione dell'allenatore della Salernitana, Paolo Sousa, per proteste. Intanto c'è una rimessa in favore della formazione del Napoli, seguiamoli questi ultimi 2 minuti che mancano al termine di questa partita, poi vedremo se questa sarà davvero la festa scudetto. Siamo al 94esimo, quindi meno di 60 secondi alla fine di questa derby campano che ha regalato emozioni soprattutto nel corso del secondo tempo, quando il Napoli si era portato in vantaggio su quel colpo di testa di Oliveira e non di Victor Osimhen come avevamo erroneamente detto. Poi c'era stato il pareggio con un tiro pazzesco dalla distanza dal limite dell'area di due da parte di Dia, 94 minuti e 28 secondi, ormai siamo quasi vicini alla conclusione del match e quindi si procederà con la punizione in favore della Salernitana, quindi dovrebbero svanire qui le speranze per il Napoli di conquistare oggi il suo terzo scudetto. Il tutto sarebbe rimandato alla prossima sfida di campionato che si giocherà giovedì sera alle 20, quella che vedrà di fronte il Napoli in trasferta ad Udine. Ormai siamo nei secondi finali di questa partita, ormai siamo in pieno recupero, ormai 5 minuti sono anche passati.
pensava davvero di poter festeggiare oggi la sfida ed è finita qui, è finita qui. Dunque Napoli-Salernitana finisce 1-1 con la formazione partenopea che oggi non può festeggiare il suo terzo scudetto, avrebbe potuto farlo dopo il gol segnato da Olivera, ma comunque sugli spalti lo vediamo, c'è tutta una serie di applausi per i giocatori della formazione azzurra. Quindi per il momento questa rinviata per lo scudetto a Napoli, dovremo aspettare giovedì prossimo sera quando il Napoli sarà in trasferta ad Udine.